gli ho detto giusto. L'idiota. Come va Paolo? Bentornati al villaggio di Paolo, villaggio dove le vacanze non finiscono mai. Nel mulino che vorrei c'è Banderas con due gay. Cosa dice? Harry Potter. Ma cosa c'è? Oggi non sento l'accento inglese. Sono proprio felice come una pasta di essere di nuovo qui con voi. La gente del villaggio, i village people. Dove è l'indiano? Aug toro seduto, io farei ayaba ayaba con tua squo. Vacca seduta, ok? Ma cos'è che stai? Lui è completamente pazzo! Se ne renda conto! Fatti un siu e non ci pensi più, Cefalù! Scusi signor Paolo Villaggio, si giri un secondo! Amici, come state? Perfetto, c'è sempre tempo. Scusa, ma ci sono degli ospiti famosi al villaggio? Chi è che viene da voi? Ma ogni tanto viene qualcuno a trovarci, ma non so se ha voglia di dire qualcosa. Penso proprio di no. Baby, baby. Alludevamo a Linus alle sue spalle, signor yes, villaggio. Qui nella torre di Moncalieri, nel mezzo del Forlì un po' polinesia, è arrivata la corrente. Oh, la corrente del golfo. Sì. Sono 4 mesi che viviamo a lume di candela come nel Medio Enzo. Abbiamo pagato le bollette arretrate. Elena ci ha messo i gingilli ai contatori. I gingilli! 1, 2, 3, 4. Che cosa ho fatto? Ha contato. Ho contato i contatori, quindi sono anche io un contatore. Ma io un cretino. Kilowatt, kilocale, kilowatt la pigliando dal cuccio. Cosa dice? Come vi dicevo, eravamo senza corrente come gli uomini delle taverne. Ma per fortuna stamattina siamo riusciti a togliergli e riattivare l'elettricità grazie a Danny Tenaglia. L'amico che ti taglia. Cosa ti taglia? Lo abbiamo preso per i piedi e lo abbiamo sbattuto forte forte contro il contatore fino a che non si è riacceso tutto. Bene. Così possiamo riattivare la sedia elettrica e ricominciare con le esecuzioni Parigi, Londra e Berlino. Che esecuzioni no, sono? Inizio a non seguirla più. Le esecuzioni capitali. Che e ora prima di dirci allo allo Balboa Bilboa, cos'è? Come si usa la Hawaii quando si incontra Rocky III coperto di crema, passiamo al momento delle barzellette offerto dal nostro sponsor Nabucco, il succo di caciucco. Buono. Così fresco e disettante con quel sapore di chiamiamo un interno, siamo pronti? Sì, guardi, ha un barzellettiere alle sue spalle, se vuole fare bene, è uno pronto. Chiamiamo Debbie Milan. Chi? Debbie Milan. La Deborah. Sì, la nostra splendida collaboratrice dai tacchi rossi. Vestita sempre impeccabile. Tu mi insegni che le donne con le scarpe col tacco rosso. sono brave, apri un posto. Sì, infatti. Non risponde. Non risponde. Faremo non meno risponde. Della barzelletta allora. Secondo oggi, me dai. C'è un barzellettiere con ma io. Secondo me c'è un barzellettiere. Io lo vedo. Momento che risponde, forse. Matteo Curti, lui è simpaticissimo, chissà quante barzellette sa. Bisogna fermarlo però quando comincia a raccontare un certo punto. Dai. Sono tutti fuori sede, non cosa lavora fa, nessuno cosa in questa gente radio, le ragazzi, tre mesi, Non risponde mai nessuno, La percentuale di assenteismo è altissima. Dovremmo lamentarci col direttore. Sì. Pronto? Niente, non risponde, niente barzelletta. Ci lamenteremo con Linus per il fatto che tutti non sono in postazione. Usuelli, l'ultimo e poi chiudiamo. Ciao Dario. Dario sei in onda su Sganaway, vai con la barzelletta. Dai. Vai. Non le conosco le barzellette. Dai. Non le conosco, dai, poi sei sempre impreparato. Dai. Una barzelletta veloce. Vai. Siete bravissimi. Vai. L'appuntamento con Paolo Villaggio torna la prossima settimana. Vado. Ciao. Ciao.